La ragazzina. Io devo dire che ci sono esperienze fondamentali nella vita nostra. Io ho Andrea Mandelli, che è il nostro bravissimo Notare l'età media è molto parlamentare, che mi ha bassa, detto che una volta era andato da lui un suo caro amico, mi sembra che si chiamasse Carletto, no? E eh. No, che lui gli non è aveva Stepney. detto: Andrea, per favore, dammi 10, che cosa? Come si chiamavano? 10? Viagra. Come si chiama Cosa? quella medicina che molti usano? Quella roba lì, Aspirina. no? Allora lui è andato dietro, ha parlato al suo assistente e gli ha detto: "Oi, questo qui mi ha chiesto 10 cose", ma poi è tornato fuori e ha detto: "Caro, come mai?" Io 20 anni fa ho passato un sabato, una domenica e un lunedì con 3 donne svedesi. Non ti dico, non te lo dico. Aia, Queste qua, la che vedo sono male. liberali, non come noi, mandano 3 figlie loro, di cui mi hanno mandato le fotografie bellissime, e vogliono che passino con Carletto sabato, domenica e lunedì. E allora ho bisogno di far bella figura. Lui è ritornato là e dice: "Ma questo qui, se gli diamo 10 pillole di quelle giuste, questo qui va fuori di testa, gli viene un ictus." Dico: "Diamogli dei placebo, no?" Allora è andato là e gli ha detto: "Carletto, guarda che adesso è venuta fuori una medicina nuova, molto più forte di quella di prima, te ne diamo 10, Oh, mi anzi guarda, guarda te ne il diamo video dal 15, titolo. prendine quante ne Sovvertiremo il vuoi Maseo con e poi questo vienimi a verde. dire Va bene. lunedì che figura, se hai fatto bella figura." Alla mattina apre la farmacia e tra le Grazie, persone che Bordone. aspettavano l'apertura della farmacia, 73-70. in fondo c'era anche Carletto. Carletto. Allora lui guarda Carletto e fa: "Eh?" E Carletto: "Ah, meno male." Allora, sono proprio contento, guarda, meno male. È andata bene, i placebo hanno funzionato. Arriva Carletto lì e lì. E allora, com'è andata Carletto? Una figura di merda. Ecco, allora, Vabbè. io della Dai, Greta, che con Greta naturalmente non è Thunberg. paragonabile alle ragazze del Carletto, no? Penso che sia strumentalizzata e che non Cosa sia la c'entra tutta teoria sta che cosa lei con Greta prese. Thunberg, tutta sta barzelletta, Perché scusami. le tre ragazze erano svedesi. Adesso ti spiega, lascia parlare il Senta, la presidente. via giusta. Propone il fermo dello sviluppo dei paesi Pubblico sviluppati, che non pagato. è possibile. E io non credo che ci possano essere miliardi di persone che vogliono far venire meno la fame, che vogliono vivere meglio, dare un futuro alla propria famiglia, che in nome dell'ambiente rinunciano a mangiare, a spostarsi, a limitare i propri consumi là dove ritenuti inquinanti. I ragazzi che sono andati in strada qui da noi avevano certamente dei sentimenti nobili da apprezzare, ma Paid non è clappers. quella la direzione in cui bisogna andare se vogliamo disinquinare o non inquinare maggiormente il mondo. Un'ultima cosa, che è un ultimo tema, che poi. Devo dire che non ho Andare capito bene il Thunberg. parallelo. Il solito. Il solito pallonaro puttaniere del cazzo. Ma no, era Carletto che è stato con le ragazze. Ma l'avevamo già vista in live. No, mi C'era. sa che abbiamo visto quando No, eravamo da c'era te. lui. Ah, sì. Oh! Dov'è Ah, che era? Eccola. questo qua è la figlia del tipo. Poi un artista valdostano scomparso, Franco Frascelli. Grazie Francesca. Il nostro Ciao cuore Ilaria. della nostra artista candidata Elena di Napoli, un simbolo della Valle d'Aosta che credo Bene. possa mettere Una vacca.
conosco lei. È mia figlia. No, ma vabbè. Sei un buon gustaio. Sì, tu possa mettere. Posso scegliere io. Preferisco lei. Cioè, ma quelli gli hanno immagina, cioè, c'è l'artista insignita dei miei coglioni che gli ha fatto il quadro, il simbolo di lei, e quello gli si prova a scopare la figlia del protettatore. E vabbè, Silvione, ho già visto. Non bevo caffè. When I was a child, ho già visto. Non bevo